Buongiorno a tutti, benvenuti a questa presentazione di questo sesto rapporto sul consumerismo. Per una volta è un piacere per noi ospitare qui in camere questo evento, che è un prestigioso appuntamento di dialogo tra enti di regolazione, imprese e consumatori. È quasi una consuetudine ormai diventata, perché ricordo che è stato presentato proprio in questa sala il primo rapporto, quella ricognizione sullo stato dell'arte del consumerismo, che è stata inaugurata in quell'occasione e poi negli anni si è consolidata e diciamo, è diventata così importante. Quindi un evento importante promosso da Consumers Forum, che negli anni tutti abbiamo imparato poi alla fine a conoscere, ad apprezzare e utilizzare. La giornata è anche la testimonianza del percorso di collaborazione che sempre di più vede tutto un percorso maturo e solido fra istituzioni, tra rappresentanze dei consumatori, tra rappresentanze delle imprese, voluto da Consumers Forum, che è proprio il luogo di sintesi, se vogliamo, di questi interessi e l'ambito in cui poi questi rapporti si possono consolidare. E non è un caso, secondo me, che questo avvenga proprio qui in Union Camere, che, come dice sempre il nostro presidente D'Ardanello, che si scusa per non essere qui perché è impegnato a Bruxelles, è la casa delle camere di commercio, ma è anche la casa delle imprese e la casa dei consumatori, cioè di tutti quei soggetti che sono i protagonisti del mercato, e quindi anche la casa degli enti che svolgono e che fanno regolazione del mercato, perché le funzioni di regolazione del mercato sono finalizzate sì alla tutela dei consumatori, ma perseguono anche l'efficienza e la competitività del sistema economico, cioè spingono gli operatori verso comportamenti virtuosi e contribuiscono quindi anche a definire le regole del gioco, e quindi entro le quali le imprese devono e possono liberamente mettere in campo i loro comportamenti, però naturalmente nel rispetto degli interessi generali, perché questo è quello che chiede anche il mercato, e quindi un contesto in cui lavorare con delle regole che siano chiare, che siano inalterevoli, che siano condivise, anche perché poi concorrenza significa anche maggiore efficienza del mercato e maggior benessere, anche e soprattutto per il concorrente più debole, che è quello appunto che nella contrattazione ha maggior debolezza. Ecco, questo è il compito delle autorità, e più sommessamente dico io, è il compito anche delle camere di commercio, che però svolgono attività diverse, perché le autorità hanno poteri decisori, hanno poteri sanzionatori, eppure le camere, che in qualche caso hanno anche queste competenze, hanno anche questi poteri di tipo sanzionatori, li svolgono con un approccio che è diverso, intanto perché deriva dalla loro natura, perché sono governate, le camere sono governate non solo dai rappresentanti delle imprese, ma anche dai rappresentanti dei consumatori, e poi perché li svolgono con un approccio che appunto non è puramente sanzionatorio, ma che è di attenzione, di tutela del consumatore, ma anche di servizio e di accompagnamento all'impresa. In fondo questa è la riflessione, come diceva la professoressa Rossi Carleo, è la riflessione che questo sesto rapporto poi alla fine vuole avviare e vuole fare qui oggi, e cioè su quali debbano e possono essere gli interventi dei soggetti che sono incaricati del controllo e della vigilanza del mercato in un momento così difficile, così particolare che il nostro paese sta vivendo. Quindi do ancora il benvenuto a questa oggi a questa iniziativa, e buon lavoro a tutti. Grazie.